Anche Firenze ha aderito alla campagna dei radicali 100 città per l'eutanasia legale e il biotestamento. Alcuni militanti hanno manifestato all'esterno della prefettura per ricordare che un anno fa è stata depositata la proposta di legge per l'eutanasia. Oggi in Italia l'eutanasia è ancora illegale. Stiamo discutendo in questo periodo di tanti provvedimenti, il governo. Eppure noi radicali dell'Associazione Luca Coscioni abbiamo depositato l'anno scorso, dopo una difficile raccolta firme, una proposta di legge di iniziativa popolare firmata da 67.000 cittadini per legalizzare l'eutanasia, perché si arrivi anche da noi alla uscita dolce per le persone che hanno importanti malattie, che non hanno più la dignità di vivere. Dopo un anno dal deposito il Parlamento non l'ha nemmeno iscritta a un ordine dei lavori, neanche di una commissione. Questa è la ragione per cui oggi abbiamo organizzato un presidio per ricordare che c'è questo progetto di legge dell'Associazione Luca Coscioni e del Partito Radicale per far sì che l'eutanasia non sia più illegale.